E noi abbiamo ancora una volta il piacere di ritrovare il nostro Biagio Mannino. Ciao Biagio. Buongiorno Graziano, buongiorno. Tutto bene? Alla grande. Dai. Sì, sono felice e contento. Così, sono da quando ho visto che c'è questa incredibile tradizione musicale ucraina che sbanca nel mondo. Voglio dire, dove tutti insomma apprezzano, no, queste cose, beh, insomma, mi sento un uomo nuovo, devo essere sincero. Vabbè, okay. Hai riscoperto in te quell'intenditore musicale, sì, di musica ucraina, soprattutto, sì, effettivamente. Ma che musica, come maestro cantava la grande Raffaella, ma che musica invece sta suonando in Europa questa cosa dell'Ucraina, seriamente, e questa guerra dove ci sta portando? Qual è la situazione, Biagio? Guarda, è una situazione estremamente confusa e che va nella direzione che abbiamo sempre sottolineato ancora prima che la guerra iniziasse, perché quando ancora a maggio del 2021 si cominciava ad avvertire la tensione presente nell'area con 100.000 soldati russi che venivano portati sul confine tra Russia e Ucraina nella zona del Donbass con tutte le più moderne tecnologie militari, ebbene da quel momento non c'è stato assolutamente dialogo tra nessuna delle parti, anzi c'è stata una sorta di volontà di evitare qualsiasi tipo di soluzione, tant'è vero che poi alla fine a febbraio 2022, lo sappiamo bene, è iniziata questa guerra. Una guerra che sta mostrando le conseguenze non solo sul povero popolo ucraino, che ovviamente si trova a vivere questa drammatica situazione, ma sta mostrando ormai le conseguenze ovunque nel mondo. La guerra europea, come viene chiamata nei posti più lontani, in realtà si mostra più vicina nel senso che tutto quanto sta portando a colpire la quotidianità del cittadino globale. Io cito spesso lo Sri Lanka, ma lo Sri Lanka è solamente un esempio di situazioni che si trovano ad affrontare delle crisi economiche, abbinate addirittura delle crisi alimentari, creando una strutturazione sociale debole e diventando quindi vulnerabile di fronte ai giganti che in questo momento caratterizzano la geopolitica mondiale. E quella vulnerabilità sta mostrando anche l'Europa, perché le conseguenze che l'Europa sta vivendo e che soprattutto vivrà nel prossimo futuro la porteranno ad essere fragile di fronte a quelle realtà, come detto, rappresentate in particolare dagli Stati Uniti, il cosiddetto atlantismo di cui Mario Draghi ha ribadito ulteriormente nel suo recentissimo viaggio a Washington, ebbene quell'atlantismo sta producendo questi effetti. Ora le cause sulla debolezza europea derivanti dalla guerra in Ucraina le possiamo andare a cercare in molteplici aspetti, in molteplici direzioni, ma poi alla fine il tutto si riassume in quella che è la caratteristica base dell'Europa da praticamente sempre, ovvero quell'incapacità di riuscire i paesi membri dell'Unione Europea a darsi una linea effettivamente comune, un interesse che sia effettivamente europeo e che unisca i paesi dell'Unione Europea. Questa incapacità, ben compresa ovviamente da chi è esterno all'Europa, rappresenta il punto debole, debolissimo di un'Europa che sta comunque in ogni caso avvertendo come questa ondata di contrapposizione con la Russia, che poi alla fine non la voleva assolutamente nessuno, stia portando a quello che nessuno in questo momento si può permettere, ovvero quel calo della produttività nell'ambito europeo con una perdita di posizioni nell'ambito della competitività globale e che poi di fatto danneggia e rende gli stati assolutamente deboli. Talmente deboli, talmente un calo della produttività e della
della competitività in ambito europeo che sono preoccupati i cinesi per la situazione dell'Europa, più forse di quanto non lo siano gli stessi europei, perché l'Europa, un'Europa debole, di fatto va a creare una situazione anche di mercato debole, e un mercato europeo debole va a colpire a sua volta la produttività e la competitività cinese, che punta a quel 2032 come l'anno di riferimento proprio per il sorpasso dell'economia cinese nei confronti di quella statunitense. Di fatto quanto sta accadendo in Europa colpisce da un lato sì l'Europa, ma colpisce anche la stessa Cina. L'Europa debole per la Cina non rappresenta assolutamente un vantaggio, l'Europa debole per gli Stati Uniti rappresenta invece un punto di forza in questa nuova, geopolitica, potremmo dire che si è vissuto un periodo di transizione simbolicamente quel 9 novembre 1989 fino ad arrivare al 2022, in cui tutto quanto di nuovo viene portato in una situazione estremamente caotica. Quello che sostanzialmente emerge più specificatamente nella contrapposizione tra Ucraina e Russia è che i toni comunicativi lasciano anche alquanto perplessi. Il 9 maggio c'è stata la grande cerimonia, la parata militare a Mosca. Il 9 maggio per i russi è una data importantissima perché rappresenta la conclusione della grande guerra patriottica, ovvero la seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale che ha visto poi per la Russia una vera e propria tragedia in numero di morti, furono ben 27 i milioni di morti che ebbero i russi. E mettendo in evidenza la determinazione del popolo russo e soprattutto l'unione nei momenti di grande difficoltà. Ebbene, nel corso di quella cerimonia Putin ha parlato chiaro: eliminare il nazismo dall'Ucraina. Contemporaneamente Zelensky accusava Putin di essere come Hitler. Allora a questo punto la confusione è generale, nel senso le reciproche accuse di nazismo tra Putin e Zelensky mettono in evidenza anche in questo momento come la stessa comunicazione politica voglia andare a creare nell'altro l'immagine del male assoluto. E il fatto è che in ogni caso Zelensky ha utilizzato una frase che ha indispettito l'amministrazione americana. Tant'è vero che poi successivamente Zelensky ha anche provveduto a ritirare quanto aveva detto. In pratica Zelensky invita la Russia a cessare le ostilità nei confronti dell'Ucraina e a rientrare nei confini precedenti a quelli del 23 febbraio. Questa frase va interpretata perché i confini precedenti a quelli del 23 febbraio significano di fatto il riconoscimento della Crimea come terra russa. Ecco quindi come in questo momento si avverte che si è giunti a una sorta di stanchezza, perché l'Ucraina sta affrontando una sfida che alle spalle vede anche altri attori che hanno altri interessi nello specifico. Tant'è vero che nel recentissimo G7 che c'è stato si è sottolineato da parte dei componenti del G7 come nessun confine modificato con la forza verrà riconosciuto, come a dire anche in questa direzione probabilmente la Russia riuscirà ad ottenere quello che vuole, noi in ogni caso non lo riconosceremo, però tutto quanto poi alla fine si fermerà lì. Insomma, stiamo entrando in una fase che sta vedendo tutti estremamente stanchi, tutti estremamente preoccupati, soprattutto per quello che tutti questi mesi hanno portato e che soprattutto porteranno nel futuro. Tu hai citato il viaggio di Draghi in America. Ci sono segnali che insomma ci portano a questo scenario che hai appena raccontato, da come si sono svolti poi i colloqui fra Draghi, Biden e il resto, insomma.
Il viaggio di Draghi è stato sostanzialmente finalizzato per portare ovviamente confermare l'atlantismo italiano in questo momento portato con grande determinazione da parte di Draghi. Draghi in ogni caso ha anche portato la voce di un'Europa che si sta manifestando stanca di questa situazione, tant'è vero che dalle parole di Draghi si è interpretato come la diplomazia deve cominciare a intervenire e una conclusione deve cominciare ad arrivare. È altrettanto vero però che per quanto riguarda Mario Draghi ci sono anche delle ambizioni nell'ambito di una successione a Stoltenberg nell'ambito della NATO. Si parla di Draghi come successore in un momento particolare, perché se ricordi il periodo con Donald Trump, la NATO in quel momento veniva vista come un qualche cosa che cominciava a risultare anche particolarmente difficile da gestire, un qualche cosa che forse addirittura qualcuno lo definiva un po' fuori dai tempi, ma in questo momento storico la NATO invece ha avuto un ritorno di fiamma, nel senso che la forza della NATO si sta facendo ben che sentire e quindi essere al vertice della NATO rappresenta sicuramente un incarico di grandissima responsabilità. Bene, si ritiene che Draghi ambisca a questo incarico, ma contemporaneamente però cominciano ad esserci anche delle cautele da parte di altri paesi europei che nel momento in cui la NATO aveva una forza, tra virgolette, ormai destinata a diventare obsoleta, in questo momento invece la NATO, essendo così fondamentale, viene vista come un punto importantissimo di equilibrio, tant'è vero che sia dalla Francia, con cui Draghi, sottolineiamo, ha una forte relazione con Macron, ma soprattutto dal Regno Unito di Boris Johnson, perplessità nella direzione italiana arrivano, e arrivano anche delle sottolineature in riferimento al governo Draghi, nel senso che Draghi sta presidendo un governo che ha al suo interno delle forze non compattamente unite nell'appoggiare quanto sta succedendo nella contrapposizione appunto nei confronti della Russia. E ci riferiamo in particolare alle posizioni del Movimento 5 Stelle, che sono un po', anzi abbastanza confuse, e alla stessa Lega di Salvini. In nome di queste incertezze del governo italiano, qualcuno vuole mettere in evidenza che forse Draghi non sia la figura adatta a ricoprire questi incarichi. Ed ecco perché la situazione di potenziale crisi di un governo italiano, come dire, andare verso una sfiducia nei confronti di Draghi, non aiuterebbe Draghi a raggiungere quell'ambito incarico al vertice della NATO, significherebbe aver perso sostanzialmente nell'ambito della politica italiana. Ecco perché qualcuno parla di dimissioni, allora uscire anticipatamente rispetto alle problematiche che l'Italia potrebbe presentare per mostrarsi nell'ambito appunto in direzione NATO più attrezzato e soprattutto ovviamente con il consenso forte da parte degli Stati Uniti in questo caso di Joe Biden, che guardano a Draghi in particolare, all'Italia in generale, adesso in questo momento storico come un punto di riferimento. Visto come tutto concatenato, bisogna guardare le cose dalle varie prospettive. Va bene, purtroppo il tempo è scaduto per oggi, però domani dobbiamo riprendere da qui, insomma abbiamo ancora tanti temi da affrontare durante questa settimana. Certamente, no? C'è la questione della Svezia e della Finlandia, infatti, NATO, che va presa in grande attenzione. Anche quello è un tema molto caldo, io direi di riprenderlo domani mattina, va bene? Benissimo, benissimo. Grazie a Biagio Mannino, ci risentiamo. Ciao, 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 ciao.